Quindi quando si è in mezzo alla natura anche, la persona può interiorizzarsi, cercare il punto fermo, comunque dentro di sé, no? E in quella posizione, senza fare tante fantasie, che in qualche modo a volte possono anche dare un'emozione o qualcosa di questo tipo, no? E metterci anche in una predisposizione bella o piacevole. Però cerchiamo di depurare, cerchiamo la verità, no? La purezza della sensazione, cercando di relazionarci con una parte profonda, che è quella. Questa parte chiede per noi, per questo che è intercessore, ai regni elementali quello che ci serve. È intercessore? Intercessore. Elementare, intercessore. Ho saltato un po' di qua. Sì. Bene, piccolo appunto inciso sugli elementari, poi vedremo qualche pratica, poi più avanti sicuramente ne incontriamo. E il regno animale ha l'elementare, adesso ti dico solo una cosa poi mi dici, okay? E, per rilanciarmi un po' a quello che dicevi prima, del fatto che i regni animali hanno un'anima collettiva, si dice a volte, no? Questo perché gli ordini o le famiglie elementali di un animale è come se agissero come un solo uomo. E questo è uno dei misteri del creato, cioè cos'è l'individualità. Noi siamo abituati al concetto di individualità come separazione, mentre in un concetto superiore l'individualità è più astratta di così, è diversa. A livello di individui di un branco o di uno sciame di insetti, no? O un banco di pesci, che sia, se voi vedete un banco di pesci sembrano muoversi con un'unica intelligenza addirittura, no? E si dice anche che quando tu ti relazioni con un animale, perché prendi una pianta, chiedi il favore a quella pianta? Certo, tu non lo chiedi a quella pianta, quella pianta la lasci lì, te ne vai, lo chiedi a tutte le piante di quella specie. Quindi tu ti relazioni con l'intelligenza elementare di quella famiglia elementare per crearti attorno tutte le piante dalla tua parte, ok? Questo è il senso. E la stessa cosa anche gli animali hanno un livello in cui l'anima fa un'esperienza collettiva, per cui l'anima degli uccelli non è che ogni uccello ha la sua anima, cosa che invece sembra essere così fino a un certo punto per noi umani. L'essere umano ha un livello tale per cui, ed è forse per questo che si dice che l'essere umano può andarsene, mentre invece gli altri animali no, arrivano qua e poi se ne vanno, altrimenti rifanno ancora il ciclo e ancora e ancora continuano a girare. Ma l'essere umano se ne può andare perché forse proprio ha raggiunto un limite di concentrazione di questo tipo di caratteristica che è l'anima, che può essere lavorata. Cioè da questo livello umano noi abbiamo il privilegio, cosa che non hanno i nostri amici animali e vegetali eccetera, di potercela andare. Quindi questa è una prerogativa di noi uomini, per come siamo strutturati, la nostra psiche, possiamo essere coscienti di noi, per dire in qualche modo. Dimmi, volevo chiederti sul discorso degli elementari, nel senso che si può, cioè, spiegarla come una forza, cioè, in questo senso nelle culture tribali o sciamaniche, nel senso che spesso danno molto peso, no, a questo discorso di questa forza, non so, gli indiani d'America, non so, loro parlano di Wakan come grande mistero, cioè, per cui loro si relazionano molto, no, con queste forze, come non so, sciamanismo afro-brasiliano, loro parlano di Esce, cioè parlano di questa forza bipolare, nel senso che a seconda di tu come tu ti relazioni può avere un'energia anche ambivalente, cioè per cui loro si relazionano molto anche a questo discorso di queste forze, queste direzioni o forze degli elementari. Cioè, nel senso, volevo chiederti, cioè, si può relazionare quello che abbiamo detto adesso e gli elementari, cioè, possono essere anche una forma di gerarchia in un certo senso inferiore dell'essere, visto che le culture tribali o sciamaniche comunque danno molta importanza a questi elementari.
sicuramente l'argomento. La difficoltà che penso che oggigiorno sempre si incontra è mescolare le culture, perché per esempio nella sciamanica tutto ciò che vedi fondamentalmente sei tu, mentre invece in questo tipo di approccio che è un po' occidentale addirittura si tende a sterilizzare quasi tutto, tant'è che nella gnosi invece che c'è una specie di fusione di questi due aspetti, uno che tende a vedere tutto esterno, l'altro che tende a vedere tutto interno, è un po' mediato, perché per esempio riguardo i santi o i simboli o il padre interiore, la madre divina, il Cristo, esistono nei due aspetti, un Cristo cosmico, un Cristo individuale, personale, una madre divina intesa come madre natura, uno degli aspetti della madre, la madre morte, ci sono cinque aspetti della madre divina, ma c'è anche la nostra madre interiore che è quella che ci guida. Stesso modo, noi possiamo immaginare un aspetto elementale come un attributo che noi abbiamo, perché non ci vuole molto neanche fisionomica per vedere che certe persone, tutti noi forse, hanno qualcosa di qualche animale o di un altro, no? Un po' come dire che anche tutti gli io hanno come una radice animale. L'io si chiama anche l'ego animale, lo chiama il maestro Samael, proprio per identificare quasi una sua origine a un livello diverso da quello superiore, ma inferiore, quasi che ce lo stiamo portando dietro, l'abbiamo costruito un pezzo alla volta, prima come embrione, poi l'abbiamo complicato fino a farlo diventare una struttura. Per questo che forse, per andare anche a muovere certi problemi, certe problematiche a livello istintivo, la persona se evoca il suo animale, è un po' come evocare la faccia che c'è dietro l'io della rabbia, l'animale che c'è dietro. E siccome anche nella psicosintesi, psicodinamica, si cerca di far diventare positivo un io, la rabbia si tenta di farla diventare forza di volontà e sicurezza. La gnosi è più radicale su questa cosa, però nel senso pratico l'animale che c'è dietro la nostra ira, il cane rabbioso, lo possiamo far diventare un cane guardia. Quindi quando vado a incontrare l'animale nel mio viaggio sciamanico e poi mi armonizzo con lui, quando ho finito la mia rabbia è diventata forza, ho modificato una struttura psichica, in ultima analisi ho fatto un viaggio interno, perché questi, a questo punto l'animale viene utilizzato ma per quello scopo lì. Ciò non toglie che evidentemente fuori esiste e che esiste una relazione, come per tutto, tra l'interno e l'esterno, quasi come se tutto ciò che c'è intorno a noi, io posso interessarmi al fenomeno o a me, perché in realtà se si muove qualcosa fuori si muove qualcosa anche dentro. Per questo che dico, se una dottrina si basava su, funzionava in quel modo, e la loro la usavano così. Oggi ci troviamo in una problematica che forse non è neanche il caso che ci sforziamo tanto di mettere d'accordo, perché non è detto che aiuti. Se non è come la scienza, che uno ha scoperto che nel pigmento del rosso c'è la cocciniglia e quell'altro ha scoperto che se mette il bicarbonato diventa più chiaro, non lo so, allora uniscono le due conoscenze e il progresso tecnologico incalza. Questa è la mente materialistica che ci dice questo, ma in ambito spirituale è più da togliere che da mettere, perché tutte le sovrastrutture, più concetti li mettiamo sopra su un singolo evento cosciente, e più all'evento cosciente si sostituisce un insieme di elementi da togliere, perché poi noi alla fine quello che ci interessa è la verità della cosa, non la descrizione della verità, che è la verità soggettiva di cui avevamo parlato, no? Allora ci interessava scoprire qual era quella oggettiva, e per scoprirlo stiamo usando descrizioni. Per questo che purtroppo siamo costretti a parlare, però ecco, cerchiamo di mantenere sempre chiaro quello, perché vedrai Luca che anche così la risposta quasi quasi ce l'avevi già. Cioè, per cui il discorso anche della forma gerarchica, se vogliamo dire degli elementari come qualcosa su una scala di valori, magari è più vicina, non so, a un piano di quarta dimensione, per dire. È una cosa relativa, una cosa concettuale, cioè in un certo senso tutto poi in realtà non è così separato. Vero, diceva l'entità Set, canalizzata ai tempi da Google,
Diceva che tutto è così difficile da descrivere perché non abbiamo gli strumenti per farlo qui con voi, diceva lui, no? Io mi trovo gli stessi problemi che voi, quindi non posso parlare con cognizione di causa, però mi rendo conto di cosa volesse esprimere quando questa entità descriveva cose estremamente complesse, metafisiche, legate al senso, alla struttura dell'io, di come veniva, che veniva. Diceva, l'io vede la realtà come quando voi alitate contro il vento. No? Esiste. L'io alita contro il vento per vedere la realtà. Perché anche giustamente lì si esprimeva questa verità che sembra galleggiare in tempo bassa, cioè che la realtà la crea l'essere umano. Noi siamo un'umanità che viviamo in una realtà che la stessa umanità sta creando, istante per istante, senza vedersene. Non abbiamo consapevolezza. Quindi forse la differenza sarà quando una buona parte dell'umanità inizierà ad averne consapevolezza. E non a parole, capisci perché dico la descrizione ci, in questo caso, lavorerebbe contro questo processo. Una cosa bella che dice il sintetico del chimico assiduo è che l'universo ama la rapidità, la velocità. Sì, posso capire, me la ricordo, se mi piace quell'espressione. È molto interessante. Perché tutte ore, tante volte la mente dice, ah, non posso rilassarmi in 5 minuti. Non è vero, tu puoi anche istantaneamente, dipende nel tuo mondo se questa cosa è possibile. Se tu la reputi possibile, non è possibile in sé, rilassarsi non richiede tempo. E viene confermata in generale, nella maggioranza delle cose viene confermata. Si può dire forse che una cosa più è sottile e più rispetta questa legge. Per cui per esempio io posso cambiare uno stato di coscienza negativo o positivo con una certa velocità, ma un'opinione faccio più fatica a cambiarla, per esempio, o una cosa materiale che ho creato, come dice, colpisce una statua, il tempo non è scoprire, non puoi, perché quello non è sul piano causale, quella è materiale, quella è una struttura. Non puoi demolirla materialmente, però puoi cambiare tempo. Capisci perché giustamente l'espressione è quella? Perché anche la possibilità, ampliare la possibilità di questo tipo, darci per esempio la libertà di poterci addormentare velocemente o svegliare velocemente, come sembra che alcuni praticanti riescano a fare, no? È a un certo livello anche. Io riesco a addormentarmi abbastanza velocemente, non ho questo tipo di problema. E se vi impegnate in certe cose, vedrete che è una questione mentale l'idea che noi abbiamo bisogno del tempo per addormentarci. Basta imporsi. Spesso è spegnersi, semplicemente, come per rilassarsi. E anche lì il discorso che abbiamo fatto in principio di serata, legato all'idea che noi ci abituiamo ad avere un risultato negativo dalla pratica, anche positivo ma anche negativo, l'abitudine in sé è una cosa che ci danneggia. E ci può, mi viene in mente una banalissima pratica che poi ogni tanto faccio anche tra amici per mostrarla, che era, aveva descritto l'Omsan Rampa, che gli piaceva fare da quando era bambino praticante il monastero, cioè quando gli hanno dovuto iniziare a insegnare come rilassarsi, invece di fargli tante descrizioni, processi dal blu, poi passiamo all'altro colore, poi saliamo piano piano, poi magari poi l'altra, che sono successioni intellettuali. Siccome lui non era intellettuale, era un bambino, non avevano bisogno di raccontargli tante cose per convincerlo che poteva rilassarsi, perché questo è il punto. E allora gli dicevano, guarda, immagina soltanto che tu hai in ogni tua cellula una vita in opera, cellule che lavorano, un'intelligenza che sta facendo cose, come tanti gli omini che stanno lavorando, vai forza, vai, si replicano, fanno tante cose, no? Ecco, tu immagina che di colpo suona una sveglia, un allarme dentro il coso e pausa, nessuno lavora più, tutti mollano lì quello che stanno facendo, ogni singola parte del corpo. Quando ciò succede, semplicemente tu
perdi completamente tutta l'energia e devi farlo sperimentandolo. L'abbiamo fatto insieme, no? Devi cadere, devi fare, non devi precipitare, per cui tu sei tranquillo, ma sei su perché hai energia, hai tutto, no? È come uno svenimento, per cui ti devi lasciare andare, un bambino si fa meno male. Per cui devi cadere come cadi, no? Devi rimanere nella posizione dove sei e ti rendi conto che nel cadere e anche nella postura sarei rimasto giù. Stavo con... nella postura che assumi c'è l'io, si è intromesso, stai cadendo troppo così o poco così, ti sei messo, ti aspetta la gamba qui, ti muove. Però quel metodo lì è un rilassamento istantaneo e lo potete fare sul tappeto, in casa, tanto sono sane le persone, uno può dire essere un fuori di testa, no? Ma non è vero, sono pazzi gli altri, lo assicuro, questa è una cosa che noi abbiamo il diritto di fare. Ed è vero che noi dobbiamo fare una specie di sceneggiata a casa nostra per riuscire a rilassarci, ma per colpa della follia del mondo che noi siamo conciati così. Noi dovremmo essere, non dico già da piccoli educati, la nostra società così meravigliosa dovrebbe educare i bambini da piccoli arrivare a 16 anni, ma non obbligandoli, con l'esempio. Un insegnante è capace di rilassarsi a comando, è capace di insegnare gli altri a rilassarsi a comando. Ovvio che se gli insegnanti sono nevrotici, boriosi, tutto il tempo interessati soltanto a far vedere che loro la sanno, perché in realtà non la sanno, e hanno fatto una gran fatica a finire con la laurea, alla fine per forza di cose che... cosa insegnano? Quello insegno, tu insegni te. I venditori lo sanno, tu vendi te quando vendi un prodotto, per riuscire a venderlo devi vendere bene te, dicono così i venditori, no? E cosa non vale per gli insegnanti? Anche per gli insegnanti. Tu cosa insegni? Te insegni. Tu insegni prima di tutto te stesso. Non è vero, specialmente da piccoli. Quindi dovremmo trovarci oggi che non dovremmo avere bisogno di precipitare sul pavimento per rilassarci. Dovremmo essere capaci di arrivare a casa, sederci e spegnerci. 5 minuti. Spenti. Uno entra e dice, ah, il robot lì, il droide è disattivato, dopo lo riprendi. E tu ti vedi lì spento, basta. E poi continui, fai le tue attività. Questo sarebbe uno stato normale. Ma non abbiamo possibilità di farlo. Quindi diciamo che possiamo farla passare questa pratica, anche se un po' bizzarra, no? E vedete che è facile, che non richiede tempo. Provare su un divano? Sì, si può. Anche se devo dire che il terreno è qualcosa archetipicamente di diverso. Perché pensate a ecco le Avatar, ci abbiamo visto quasi tutti. Io non l'ho visto. Quando muore, che c'è quel sotto l'albero sacro, tutti i tentacolini che lo. Voi immaginate che il terreno faccia una cosa un po' di quel tipo. Quando voi precipitate per terra, il terreno, dai bambini, vi ricordate da bambini quante volte si è andato a terra? Che ci si sdraiava proprio. E la sensazione? Oggi no, facciamo, perché? Per lo stesso motivo, perché uno si veste in un modo, ha una postura, ha un contegno, un atteggiamento. Senza di non ascoltarci. Siamo pieni di l'io. Ci sono gli acari. L'io, ma adesso non sono solo i concetti che ci frenano, è la personalità. Ogni io ha un insieme di atteggiamenti e se non li rispetta, non sta bene quell'io, solo che noi siamo lui. Quindi non stiamo bene noi. E loro non possiamo fare. Quindi io lo farei, cavolo, mi piacerebbe tanto, no, però no, non posso andare adesso così. E nel piccolo e nel grande, sono tantissime le situazioni nella nostra vita dove noi non facciamo qualcosa senza motivo. Se noi andiamo a scavare e abbiamo sincerità con noi stessi, non c'è un motivo perché non lo facciamo. Non lo facciamo e basta. Non lo fanno gli altri, non lo facciamo. Sì, è molto spesso una questione di empatia gregaria che abbiamo con gli altri, per cui la condotta del branco spesso decide l'io che possiamo tirare fuori e quale no. Ma questo è ancora un problema del libro. Quindi il nostro problema. Cos'è che diceva Seth che tutto è così complicato da descrivere? Perché? Perché ci stiamo relazionando con questi strumenti a questo livello, diceva Seth.
se, perché se fossimo al mio livello, lui diceva, se andassimo nel mio mondo tutto sarebbe più semplice da spiegare, però qui come faccio a spiegarti? Dicevano, era carina quella. Mi è venuto in mente anche Maniera. Il concetto della realtà che hai espresso in molto collegamento con i racconti, ovvero falsi che siano, dei presunti viaggiatori del tempo quando parlano, loro le chiamano world line, cioè queste linee per cui come un po' la perfezione non è mai assoluta, e nei loro racconti dicono: nella mia world line vedo una realtà di questo tipo, e in un certo tempo, in un altro tempo dico invece in quest'altra world line vedo quest'altra realtà, e quindi la realtà è proprio come anche una, può essere anche una proiezione, come dicevi, proprio della, di una. Sì, è vero, mi fai riflettere quando. Sì, è vero, penso che si possa vedere anche in quel modo. È molto personale della realtà. Mi veniva in mente il fatto che noi abbiamo un programma di fondo, degli io di base, non so quanto entrare. Però ha a che fare col fatto, per esempio, che noi pendiamo sempre dal bene o dal male, no? Cioè una cosa o è buona o è cattiva, o è bella o è brutta, insomma. Non riusciamo bene a tenerla in mezzo una cosa non può non avere una carica positiva o negativa, non è incomprensibile per noi. La famosa forza neutra dell'essere umano non la capisci, perché noi continuiamo a oscillare, no? E all'interno di questa oscillazione c'è per esempio anche il senso di Dio, del creatore, di noi Dio, dobbiamo vederlo per forza come un'entità buona, no? Io non è che voglio fare il blasfemo per tutti i costi, però siccome so per esempio che una delle maniere di isolare dei costrutti e le strutture psicologiche aliene del Dio è vedere se ti piace quell'idea, cioè quando tu hai un concetto e dici sì, ma a te ti piace, sei contento, cioè ti piace l'idea che sia così, se tu in fondo dici sì, perché se non fosse così sarebbe un problema, allora c'è come un dono, sai quando si fa il processo, no? Che beccano una persona e gli dicono: guarda, non so se sei stato tu, però ne avresti il motivo il momento, no? Allora c'è come se ci fosse un dono dietro quel tipo di pensiero, e una di queste cose è che noi per forza ci riteniamo importanti, l'umanità da salvare. Quando finisce questo concetto si salta dall'altra parte. Siamo tutti condannati. Non valiamo niente. Non riusciamo a stare in una forma neutra. Forse è per quello che non capiamo Dio. Perché Dio non è così. Lui è neutro. Come facciamo a comprendere in questo modo? Saltiamo da un lato all'altro. Dio, non mi riferisco evidentemente a uno con la barba sulle nuvole, no? Sto parlando di uno stato anche interiore. Come facciamo a comprenderlo se da un lato passiamo, ci salverà, Dio ci salverà, no, non mi salva più, sono stato cattivo, l'umanità è perduta. E poi, no, però mi ha detto che forse però ci salveranno gli alieni. No, perché siamo posseduti e gli alieni ci uccidono? Cioè, continuano a saltare in una situazione che rivela la struttura della macchina che noi stiamo utilizzando per tentare di capire questa cosa. La struttura è binaria. Tanto chiuso. E lì dentro non ci stanno certi tipi di concetto. Per questo anche si dice che delle facoltà interne, che sono prerogativa dell'essere, sono l'intuizione in particolare, sono un collegamento con la percezione, perché la percezione diretta vuol dire non mediata, e questo è uno degli scopi della pratica che stiamo facendo, insomma, di questo percorso. E beh, io qui in realtà questa sera avevo molte cosine da dire che sapevo già che non sarei riuscito a dire, però cerchiamo di dirne qualcuna. Tempo? Dove sono? 10:15. Ah, c'è lo sveglietto, sì. È una vista incredibile. La super vista. Non perché sia lontana, ma perché è nascosta. Bene, allora i quattro regni, abbiamo fatto il giro, lo scopo,
anche ribasandoci su quello che dicevamo prima, è che in una forma molto sottile, molto difficile, molto particolare, non consueta, non naturale, non meccanica, non automatica, basata su un intento interiore profondo, uno sforzo a livello di volontà interna, può, dicono i maestri, rendere l'essere umano capace di fare la rivoluzione. Passatemela. La rivoluzione vuol dire rivoluzione. Sei dislessico, credo. No, sono rovesciato perché guarda, sto tentando di scrivere così, ma per me scrivere così è un po' come scrivere allo specchio. Dovrei mettermi così. Non so. Boh. Scrivo molto a fatica. E rivoluzione, che significa abbandonare le parti che mi costringono a seguire la meccanica del samsara. Dal ciclo delle nascite, nascita e morte intesa sia come ciclo proprio delle vite una dopo l'altra, sia come ciclo evoluzione e involuzione, questa ciclicità una nell'altra è una meccanica ed è basata sul fatto che esiste qualcosa che ha massa, che tende alla fine del ciclo a riportarmi giù per andare a lavorarsi nelle parti delle infradimensioni. C'è chi anche sceglie di rimanere comunque. Sì. In questo contesto si va a inserire anche il concetto di reincarnazione. La gnosi distingue, non è l'unica, tra ritorno e reincarnazione. Il ritorno è un fenomeno meccanico, che è quello che tutti subiamo, che viene descritto dal libro dei morti tibetano, in tradizioni vediche, eccetera, come appunto la tipica reincarnazione. L'uomo muore, l'essere umano muore, lascia il corpo, lascia la personalità, questa parola che incontriamo per la prima volta, mi pare, sì, l'avevo dovuta anche associare alla prima lezione, ma non l'ho fatto, vabbè. No, l'hai già parlato. L'hai già parlato? Cibo, prana e personalità. Ok, comunque la personalità, che è questo vestito dell'io, che fondamentalmente è la parte in cui noi più ci identifichiamo, se noi abbiamo un modo di vestirci, per dire banale, o un modo di portare i capelli, è la nostra personalità che ha quel modo di portare i capelli. Quando noi vediamo un'apparizione in sogno di qualcuno, o addirittura un'evocazione medianica, maggioranza delle volte quello che arriva è la personalità del defunto, perché è ciò che più gli assomiglia in realtà, e oltretutto è la parte che sviluppa legami energetici con le cose, con le altre persone. Spesso io ho un legame con un amico, ma se lui di punto in bianco cambia personalità, io non lo riconosco più, rimango turbato, la mia amicizia è messa in discussione. La nostra amicizia cambia la persona, dovrei dire sei un'altra persona, ma cos'è cambiato? La personalità, e in realtà è cambiata l'apparenza. Quindi ciò in cui ci identifichiamo prima di tutto è la personalità, per questo che tante volte la persona crede di lavorarsi l'io, in realtà sta, sì, anche di conseguenza lavorando l'io, ma fondamentalmente si sta accanendo contro la sua propria immagine, che vabbè, è una fase come tale. Comunque sì, la personalità entra in relazione, qui ho un attaccamento. Speriamo che il papà non muoia. La mia forma sentimentale, che mi fa immaginare il dolore della perdita, l'assenza, lo struggimento del non vederlo più, è legato all'immagine che ho della persona, che è intimamente, energeticamente legata con la personalità. Quando lo vado a evocare, io faccio la seduta, ciò che voglio e che chiamo è la personalità. Io forse in tutta la mia vita non so niente dell'anima di mio padre, perché forse non l'ho mai vista. Io ho visto i suoi rimproveri, le sue lodi, le sue carezze, il suo affetto, il suo attaccamento, la sua debolezza, non lo so, tutta roba della personalità. Certo, potrei essere anche entrato in un rapporto diverso con un genitore, non sto assolutamente escludendo questo. Sto parlando di una situazione abbastanza comune,
comunemente noi entriamo in relazione con le persone, personalità con personalità, e la personalità è la cosa che di solito si vede quando si fa una rievocazione. Non è detto che sia per forza quella, ma facilmente quella. La personalità non trasmigra, rimane, viene descritta come una specie di energia, sì, un fantasma, che spesso si aggira nei posti ai quali era legata emozionalmente, emotivamente, potremmo dire, no? Per cui la casa paterna, i luoghi di quando era bambino, l'albero dove andava seduto a giocare, la macchina, i vestiti, l'armadio e i suoi vestiti. Ci mette mica tanto a notare questa cosa, eh? Gli spiriti fanno questo tipo di cose, si attaccano agli ambienti, ai posti. La personalità non è niente di cattivo né di pericoloso, per cui l'apparizione, il fantasma in sé non è un pericolo reale, è un'influenza energetica però, perché la personalità per esempio spesso si porta dietro anche sofferenze, fissazioni, difetti della persona, che potrebbe essere lì con te questa forma energetica e interferire col tuo campo, soprattutto visto che noi di solito siamo identificati con la nostra personalità, che è lo stesso tipo di energia, quindi arriva una personalità, fantasma, è lì nel nostro campo energetico, noi iniziamo a essere nervosi. E questo stesso tipo di influenza è ciò che viene comunemente chiamata influenza da larve, esseri di altre dimensioni e tutto questo tipo di influenza, no? Da cui il praticante spesso si guarda, a volte anche si fa un po' di paranoia in più del necessario. Comunque sia, è uno stato di fatto, noi siamo immersi in un campo energetico e parte di questo campo sono esseri che non c'entrano niente con la forma organica, oscillazioni, che anche quelle forse per noi non esistono, anche se hanno influenza su di noi, ma anche residuali di persone, forse forme pensiero di persone in vita, ci sono molte influenze nei campi. Per quanto riguarda la morte, la personalità muore, mentre l'io, l'ego, inteso come la somma di tutti gli io, non muore, si rincorpora, quindi è lui e l'essenza, e l'essenza tornano, queste due. La personalità muore e va a deambulare per un determinato periodo finché non si distrugge, si integra, dissolve, eccetera. L'io in questo passaggio fanno un po' di pasticci, nel senso che esiste anche la possibilità che gli ego se ne vadano e che ne prendiamo altri, però questa è una cosa un po' forse sofisticata da dire, difficile anche. Io non ho capito una cosa però, perché l'altra volta non dicevamo che la personalità in qualche modo è un insieme di ego, di vari io, che la poi la personalità è il vestito che un io o un altro io si mette. La persona, possiamo dire, cioè l'io in generale, ego, io sono. Il me stesso è l'insieme degli io. Questa è la definizione. Il me stesso è l'insieme degli io. Però molti io sono in ombra, abbiamo detto una volta scorsa, no? Sono giù, non li vediamo, forse non li vedremo mai, però lavorano dal subconscio, danno un po' il tono alla nostra vita, al nostro modo di essere. Altri invece sono in luce, sono quelli dominanti, è come se ci fosse una piccola oligarchia di io, alcuni che si vedono sempre. Ovvio che però l'io in sé è una struttura che ha bisogno di un'interfaccia per uscire. Questa interfaccia è il vestito, quello che c'è fuori, che è la personalità. Quindi, per dire in una maniera banale, io posso essere vanitoso, ma l'io della vanità non è il modo di vestirsi. Però l'io della vanità, per potersi esprimere, deve creare un insieme di atteggiamenti, posture, modi di vestirsi, modi di parlare o cose di questo tipo, paure sue, eccetera, deve manifestare con la personalità. Quindi, se la persona per esempio è timida, è perché è vanitosa. L'ha detto. Lo dico io, perché per me è così, per me, voglio dire, per me non come opinione, la mia vanità la vedo nel fatto che la vanità passiva è una cosa, la timidezza
La timidezza è una manifestazione della personalità. Può darsi che sia un tabù, una limitazione comunque della personalità. Sì, come esponiamo nel senso, è come il fumo. Il fumo non è un ego, è un vizio, un atteggiamento, una caratteristica che tu vedi nella persona, c'è un po' crassiva e fuma. Il timido è una forma potenziale, ma come lo esprimi? Quindi io ho detto che se la persona, per esempio, è timida, nel senso che ha paura a mettersi in gioco, a fare qualcosa, spesso è perché teme un riscontro negativo. Chi lo teme? Della sua psiche. Certo, tu potresti dire, no, una parte della mia psiche ho scoperto che teme un riscontro negativo perché ha paura del dolore, perché magari lo picchiavano ogni volta che diceva una cosa sbagliata. Allora evidentemente non è. O magari pensa di essere stupido, come tantissime persone... Ecco, però sì, giusta l'osservazione, allora se, vista sotto questo aspetto, nel discorso che tu hai definito passivo e attivo, perché comunque sia la rabbia che tutti i difetti hanno un lato, è come sono i due lati della luna, un lato oscuro e un lato in vista, e tante persone hanno il lato, lo esprimono in forma passiva, però l'orgoglio e l'autosvalutazione hanno la stessa matrice, sono lo stesso io. È questo che, per esempio, la persona che si autosvaluta, spesso per guarirsi, gli dicono di imparare a avere fiducia in se stesso. In realtà lui ha tutto questo problema nel fatto che si considera incapace perché è orgoglioso, perché vorrebbe essere capace. È lo stesso io che ha una forma da un lato e una forma dall'altro, lo manifesto in un modo o lo manifesto in un altro. Però fondamentalmente la timidezza è legata alla vanità. Timidezza nel senso non è una cosa che faccio da solo a casa, io non posso essere timido a casa mia da solo. Come faccio? Se non vorrei andare in cucina perché sai, sei da solo. Quindi uno ha a che fare con la relazione con gli altri, quindi ha a che fare con l'immagine. L'immagine di sé, che è un elemento interessante nell'analisi dell'ego, l'immagine di sé si collega di più a certi io e meno ad altri. Per esempio, nelle funzioni sessuali, alcune persone accendono la luce, altre no. Interessante, uno dovrebbe dire su se stesso, e non tornate. Dici, perché la spengo? Perché la tengo accesa? Evidentemente alcuni hanno un'immagine di sé da nascondere, altri la vogliono far vedere. Ma fondamentalmente sono tutti vanitosi. Questo è il collegamento tra la lussuria e la vanità. Se accendi la luce, basta. La voglia. Perché mi vergogno? Ci sono legami, amicizie, alleanze, del tipo tra i regni. Ah, io coltivo questo, tu coltivi quello, però adesso non sono d'accordo con quell'altro regno vicino, quindi tu non vendergli più niente a lui. E la stessa cosa avviene, questa è l'analisi di cui parla Maestro Samael, trasversale, che sono i legami fra gli io. Però non è difficile da notare, quando vi osservate vi viene, ve ne accorgete. Tornando al morto, ciò che se ne va, dicevamo, è l'io e l'essenza che si ritorna. Quindi la particella è interessante perché sono la eterna lotta bene o male, no? Si chiama Gandalf che lotta con il demone dei tempi antichi. Lasciamo stare. Ho perso il filo. Il Signore degli Anelli, lasciamo stare. E questa lotta epica che c'è. È questa cosa che trasmigra e continua ad andare di corpo in corpo. Il nuovo corpo viene assegnato non a caso. Dovremmo dire, viene assegnato con una logica. Solo che, sai, dire con una logica, e poi non vi posso dire la logica perché non sono un maestro del karma, quindi non posso dirvi con una logica. Però ha un senso, no? Per cui ogni corpo... Il corpo che abbiamo, il corpo che è un altro, il corpo che avremo, ha a che fare con il lavoro che stiamo facendo, sul come lo stiamo facendo e l'intento che abbiamo nel farlo, se ci interessa o no a che fare. Per cui se una persona sembra fortunata, può essere perché lui non gli interessa minimamente lavorarsi l'io. Noi non possiamo da un lato voler lavorare l'io, dall'altra invidiare una persona che ha l'ego soddisfatto. Cioè, allora noi vogliamo lavorare l'io perché non ci piace la nostra vita?
Cioè, allora, siccome io non è soddisfatto, allora lo vogliamo eliminare, sperando che la coscienza invece stavolta ci vada meglio con la coscienza. No, ecco, se, non può essere così. Sembra purtroppo sempre più o meno così, ma non è così, ve lo assicuro. Ognuno di noi in realtà ha delle spinte che sono al di là di una questione materiale, di, no? Scusami, non riesco a continuare finché... No, ma semplicemente quello che diceva Mer Baba, che era un illuminato, sì. Lui diceva che ci sono diversi tipi di cercatori di perle, no? Quelli che prendono la perla e poi se ne vanno via, e quelli che prendono la perla e tornano continuamente in superficie per farlo vedere agli altri. E questo significava le persone che decidono di restare nel ciclo di vita di Samsara per far vedere la luce alle altre persone. Cioè. Sì, che poi è appunto la differenza, giusto esempio, tra il ritorno e la reincarnazione. Perché il ritorno lo facciamo tutti, la reincarnazione invece è un atto di volontà. È un atto di volontà cosciente di chi ha fatto un determinato tipo di lavoro, è uscito, quindi ha guadagnato la possibilità di non tornare. Però il paradosso è ormai si è ingoiato al punto che dice vabbè, torno. Sì, perché dopo con tutti quei millenni che sta lavorando per l'umanità e tutto il resto, dice adesso, vabbè, ma glielo vado a dire come si parte. Non è che adesso me ne scappo, stupidaggine, eh? No, insomma. Comunque, ecco, il maestro ritorna per completare qualcosa, per portare un messaggio, volontariamente riprende corpo. Questi si rincarna, disincarna e poi si rincarna. Nel processo post-mortem esistono varie possibilità. La prima possibilità è che la persona il decuius, inteso in senso di anima, l'ego e la coscienza, compie un percorso, vabbè, qui dovrei però entrare nel merito, comunque ecco, ci sono dei processi che fa quando muore. E in questi processi la persona fondamentalmente ha dei déjà vu, che non sono forse esattamente déjà vu, vengono definiti così, ma sono come delle... film all'indietro. Sì, ecco, come un rivedere all'indietro la propria vita. Flashback. Ecco, più un flashback. Un flashback dove la persona ripercorre con occhi abbastanza vividi, coscienti, tutte le cose che ha vissuto, provato, sentito, visto, in una maniera che poi spesso è stata oggetto di speculazione morale, del tipo la persona si pente di quello che ha fatto, eccetera. Può darsi che sviluppi a un certo livello una sensazione, un sentimento, qualcosa che il primo e il secondo déjà vu, per poi si avvengono due volte, prima molto rapidamente e poi molto velocemente, per cui con due livelli di profondità diversi, queste impressioni che trae la persona nel rivedere la sua vita sono il materiale, se volete, sulla base del quale poi si va a ricreare un'esistenza nella vita successiva. Quindi è molto importante la fase della morte e gli ultimi pensieri del morente, tanto è che per esempio nelle tradizioni tibetane è estremamente importante e essenziale che venga seguita la persona che sta morendo. I quattro elementi ci abbandonano in successione, come viene descritto dal libro dei morti, ci abbandonano in successione e il medico, lama tibetano, quello che appunto assiste il morente, sa e riconosce gli elementi man mano abbandonano la persona. Quindi la persona inizia ad avere assura, una sete che non riesce a colmare, eccetera, tutta una serie di sensazioni, aspetto fisico, eccetera, fino ad arrivare al punto in cui vede che sta per andarsene, no? E in tutto questo percorso riesce a lasciare nella persona delle informazioni, delle impressioni di fondo, le ultime impressioni, che lo accompagneranno appunto in questa fase delicata dove le immagini, l'intento che si va a creare, il sogno del morto, si diventa poi una vita.
la vita successiva. E quel che il sogno sia bello, no? In qualche modo. Questo per un lato, per il lato di quello che possono fare. E poi l'altro lato è quello della legge, cioè la legge sembra che a un livello interno, con una specie di legge superiore, decida un'intelligenza, in senso pratico e utile all'anima della persona, decida quale sarà la vita che deve vivere successivamente e le possibilità che avrà. Quindi il dove e il come, il sesso della persona, il tipo di corpo fisico che avrà, eccetera, e tutte queste cose. La nostra coscienza decide questo, no? E nella descrizione è in parte demandato alla nostra, al nostro potere. Potere che può essere angoscia, produce un danno, pace, produce un effetto positivo. In un'altra misura è demandato a un'intelligenza che è collegata alla nostra coscienza, perché anche qui vedi, io già so che sarà sempre difficile nel tempo andare avanti, ma tu mi hai portato un'osservazione che è buona, nel senso che è bella, perché noi nella parte interna abbiamo tutto. Si dice, noi abbiamo l'anubis interiore. L'anubis interiore è un maestro del karma interno. Però, se secondo tradizione, c'è anche un anubis esteriore. C'è un po' come se esistesse una gerarchia che si riferisce alla nostra parte interna. È come se il nostro anubis interiore è il giudice. È quello che non è la nostra morale, il giudice. C'è una parte di noi che veramente ha una misura delle cose, che dà come un'entità, valuta le cose in forma neutra, la valuta, e la sua valutazione sarà quella che poi verrà pesata durante la psicostasia, la pesatura dell'anima, no? Che si mette il cuore e la piuma. La nubis della situazione, scusate che se non mi riuscivo, la nubis della situazione è interiore ma è anche esteriore. Quindi se lo guardiamo dal punto di vista di Veronica, guardiamo il fatto che noi, che è importante, per questo anche lo dico, è importante che noi non ci interessiamo tanto della fenomenologia esterna, del teatrino. Noi continuiamo a immaginarci troppe cose esterne, perché questo è quello che è successo negli ultimi 2000 anni. Cioè l'umanità ha iniziato a sempre di più a vedere la divinità esterna e ha perso sempre di più la capacità di vederla dentro di sé. Quindi allontanata dal Dio interno. Noi abbiamo preso distanza, si dice, dal padre interiore, perché continuavamo a cercarlo fuori. Quindi giustamente non è opportuno proporre un'idea o un sistema di cose dove noi arriveremo lì e ci faremo giudicare da qualcuno. Perché prima di tutto è la nostra coscienza che giudica, se siamo consapevoli. Se però noi... Se esiste una coscienza in tutto. Cioè. Questo anche ovviamente. Però immaginiamo addirittura che noi abbiamo in forma embrionale qualcosa che potrebbe essere svegliato. Accettiamolo come un dato di fatto, anche se evidentemente potrebbero esserci delle... In forma embrionale, cioè c'è gente che si reincarna in animali. Ecco, cioè, però se, ma, beh, ma mettiamo da sotto questo. Il piano di... sono cosciente della realtà o non sono cosciente? Se io vivo la mia vita come un sogno, nei sogni noi non sappiamo di sognare. Ecco, come noi nella vita non sappiamo di vivere. Ecco, se io faccio tutta la mia vita così, non è opportuno dire che è la coscienza che decide. Forse la coscienza voce il capitolo, ma è più una meccanica, è quasi un automatismo quello che succederà al nostro ritorno. Quindi è... Non credo, perché la coscienza ha una certa capacità di discernere. Ma perché? Al di là delle nostre vita dopo capacità vita siamo andati sempre peggio. Ecco, perché io sto seguendo sempre il devo e... Chi ha detto che siamo andati sempre peggio? Però io non posso entrare in questo tipo di dualismo, cioè l'idea che siamo andati sempre peggio è un'idea legata al fatto che l'umanità ha avuto un percorso e che è andato peggio sotto un modo di vederlo. Ecco, io sto intavolando dei ragionamenti guardandolo da questo lato. Certo che se io mi metto a guardarlo dall'altro lato entro solo in confusione, perché o lo guardo da questa parte o lo guardo da quella là. Se lo guardo da questa, io vedo l'io come un fenomeno che
è quel fenomeno che se tu non fai niente, lui fa quello che gli pare. Se tu non ti sforzi di stare sveglio in sogno, il sogno ti divora. Se tu non ti sforzi di stare cosciente nella vita, la vita diventa sogno. Quindi la coscienza dov'è? Io non posso guardarlo dal punto di vista della coscienza, devo guardarlo dal punto di vista dell'io che c'è. Io intanto sono quello. Ciò che non posso toccare, perché anche gli strumenti che ho io per tangere le cose, per avere coscienza delle cose, sono tutti strumenti dell'io, non sono strumenti della coscienza. Gli strumenti della coscienza li devo sviluppare, devo farmi un'idea, e anche quando vado a toccare una cosa con la coscienza non ne ho proprio la soddisfazione che sono abituato a chiedere alle cose, non ne ho la prova materiale chiara, sicura, accertabile, ripetibile, no? Non c'è questo, perché tutto questo, se non hai sviluppato un sesto senso, no? Certo, quando hai sviluppato il sesto senso nasce il problema che io conosco molte persone che hanno un sesto senso, altre che probabilmente sono convinte di averlo. Il discernimento tra queste due per me io è per esempio perché devo considerare riguardo i sogni, se sono molto vividi, oggi ho detto questi sogni non li ricordo probabilmente perché non sono importanti, perché se faccio dei sogni vividi che me li ricordo bene, mi vogliono dire qualcosa, me ne rendo conto dal fatto che sono molto vividi, cioè quello che succede è molto chiaro. Cioè è lo stesso per le cose che succedono tutti i giorni, se le cose sono superficiali non hanno molta importanza, quando vai più in profondità. Ma tu riesci a separare, io non posso affermare per esempio, suggerire questo, però non posso neanche dire di non farlo, perché è molto individuale, molto personale, però io ti assicuro che la mente, l'io, ci dà sempre un motivo per non fare le cose, l'io ha sempre ragione. La ragione è dell'io, non è della coscienza. La ragione è dell'io, la motivazione buona ce l'ha lui, l'avvocato migliore è lui. Ci darà sempre una scusa per non fare le cose. Quindi, da un lato mi trovo nella necessità di dover essere libero, di non avere aspettative. Quindi il tuo approccio è quello opportuno. Dall'altro però mi rendo conto che se, per esempio, prendessi come assiomatico un pensiero del tipo se non me lo ricordo si vede che non devo ricordarmelo, io giustifico il sogno. Sì, ma non puoi stare a farti un tema del fatto che non ti ricordi quel momento. Tu puoi decidere per te e lo farai nella misura di quello che puoi e devi fare tu, per questo che il cammino è strettamente individuale. Le persone che parlano da fuori, che fanno ridicolo, che fanno corsi anche delle gente che conosco della gnosi, che dice agli altri cosa fare, sono ciechi. Io non so come spiegargli la cosa. Ci ho provato anche un po', ma mi rendo conto che non ci sono parole per spiegargli quello che vedo quando fanno questa cosa. Non hanno un punto di vista esteso, hanno un punto di vista relativo. Loro guardano solo dal loro punto di vista. Quindi si aspettano che il loro modo di fare, siccome è giusto per loro, deve essere giusto anche per gli altri. È falso, non è così. Non esiste un punto di vista giusto e quello sbagliato. Noi abbiamo una difficoltà oggettiva, ce l'abbiamo tutti, e poche capacità, siamo tutti barcollati. Ma come iniziati, ammettendolo, noi crediamo di avere poche capacità. Sì, però appena cominciamo a svilupparle vengono superficie di queste capacità, le abbiamo. Ma è, cioè, lo stesso cammino va bene l'idea. Sì, ho capito. Cioè, lo stesso cammino non è un cammino di sforzi fisici, ma di sforzi di volontà, cioè dovuti alla volontà, all'autosservazione, alla sincerità con se stessi, cioè alla determinazione, cioè. Sì, è vero. Quindi, cioè, noi crediamo di essere deficienti, però non è così. Non è anche sbagliato porsi con maestri, no? Tutto io è così perché magari io a modo mio ho capito una cosa per quanto mi concerne me e cerco di insegnartela per come l'ho imparata io, ma in realtà tu sei un altro e quindi magari la impareresti in modo diverso. Oltretutto le discese servono a capire. Tu non puoi spiegare a una persona che cos'è una montagna se questo ha sempre vissuto sulla cima, poi devi portarlo giù e ci vedi dove eri tu. Ok, adesso torniamo su, devi per forza fargli vedere
un punto di riferimento. E non sto dicendo di me a qualcuno, di te a qualcun altro, non sto parlando della nostra coscienza, del nostro maestro intimo. Come fa a spiegarci le cose? Il nostro maestro intimo, presa atto della nostra struttura, delle nostre limitazioni, delle nostre capacità e potenzialità, fa qualcosa e da noi sarà interpretato esattamente come lui si aspettava. Potrà essere appunto interpretato troppo così o troppo cosò, ma siamo noi che stiamo percorrendo una strada che è nostra. Se di quel momento arriva uno e dice no, guarda che io non andrei di là fosse in te, perché? Perché lì è pericoloso. Oppure non puoi andare di là perché lì è cattivo o ti vai all'inferno. O al contrario, vai lì perché è la strada migliore, l'ho fatta anch'io, mi è piaciuto un sacco. Non è più una scelta sola. Ma deve essere per forza una scelta sua, a volte la gente non sa neanche dove girare la testa, dove sbattere la testa. Cioè. Giusta osservazione, ma nell'ambito di sviluppo cosciente sì, deve essere sempre una scelta sua. In questo caso sono definiti. Perché non sbatti, non imparti. Puoi anche non riuscire a farla fare, perché io ho provato facendo il venditore a 20 anni fa, per 2 anni ho fatto l'agente immobiliare, dove forse non ti vedi questa cosa, ho provato a una persona a fargli scegliere la casa, non voleva, si era quasi stizzito. È arrivato il mio collega simpatico, terribile anche a modo suo, che era un fanfarone, sparava terribili così, gli ha venduto subito una casa, per 5 minuti questa è tua, piglia nel botte la galla, contentissimo lui, contentissimo. Il bello che mi ricordo mi dava del tu, perché io comunque così avevo un approccio simpatico, lo mettevo a suo agio. Allora aveva iniziato a darmi del tu, dopo una settimana, quando era entrato a fare il compromesso, mi dava del lei, ce l'aveva con me, era iniziato addirittura, aveva iniziato a pensare che forse io non gli volevo dare quella casa. Sì, perché chissà quale tipo di secondo fine avessi, io volevo dare a qualcuno, volevo tirarla io, che se la vendevo invece ho 400.000 lire dentro le taschine, mi mettevo. E ha preso una casa che lui non voleva. Cioè lui me l'ha detto, cos'è che le cerca? Se non mi ricordo. Però sicuramente non voleva un terzo piano senza ascensore. Mi pare che voleva un pelo basso. C'era qualcosa di incongruente nella sua richiesta. Ma questo per dire, perché poi il venditore, anche facendo un corso, mi ricordo lì quando lo trovo in quel posto, avevano detto in maniera palese, ragazzi, non pensate di andare lì a chiedere alle persone cosa vogliono. No, no, dovete imparare, dire a loro cosa vogliono. Voi dovete dire voi a loro che cosa vogliono, dovete farli parlare, dire sì 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 to dopo che ha finito, perché diceva le persone non sanno quello che vogliono. Questa è l'ego, lo sfidante fa questo. Però perché dico definitivo? Perché questa ha la presunzione di essere la via gnostica, una via diretta, una via di mezzo, il cammino del filo del rasoio. Allora non può da un lato dire che è il cammino del filo del rasoio, poi quando la cosa, la lotta si fa dura, capitoli subito in qualche direzione, l'una dell'altra. Io ho altri amici, anche istruttori lignosi, ho visitato altri corsi negli anni scorsi, così, e alcuni si inventano le cose più assurde, sempre dietro c'è sempre l'ombra maleodorante dell'ego, del tipo le persone non capiscono, è meglio che le porti, prima gli dai qualcosa per incuriosirli, poi quando sono lì, dopo piano piano la coscienza dopo li tiene lì. Io sono stato lì per un po', dicevo, boh, chissà, magari. La coscienza, io non posso dire che sia così, non funziona. Quello che si produce, ego, produce ego. Per cui quando inizi incuriosendo un ego, tu gli dici, la magia. Quello viene lì a sentire la magia, perché l'io della stregoneria, perché si chiama anche così, viene lì e lo porta a sentire il corso. Lui, se tu l'hai ammiccato proprio da quello, apposta, dopo sarai sempre in una relazione energetica con quella persona e te ne accorgi se un po' di sensibilità sviluppata. Perché la gnosi parla di magia praticamente? Sì, anche. Dipende poi dalla definizione, cioè, che si può dare. Magia. Ma fondamentalmente la magia della gnosi è un po' come l'ho definita stasera, cioè la magia è l'utilizzo che si fanno di alcune forze invisibili. Anche. Ecco, no, nella gnosi c'è anche l'alchimia, ma intesa come alchimia delle energie interne, che comunque non ha a che fare con la magia. Però non so ancora bene come connotare la magia. Beh, sicuramente non facciamo
fetici o cose di questo tipo, o mandare gli accidenti. Però ci sono, facciamo catene che si fanno in gruppo per utilizzare la bulimia e farla vibrare assieme, per catene di guarigione, catene di forza. Si fanno. Ci sono anche dei simboli. Sì, esiste una simbologia secondo nella parte liturgica della gnosi, perché nella gnosi esiste anche una liturgia che è quella, assomiglia a quella della nostra croce, che si fa se esistono i posti adatti, se ci sono posti, eccetera. Nel libro Matrimonio Perfetto di Maestro Samael, Matrimonio Perfetto, c'è un capitolo dedicato anche che spiega più o meno come funziona questa cosa. Però ecco, nella liturgia ci sono simboli, c'è la spada che simboleggia la forza sessuale, c'è il fuoco, c'è lo zolfo, c'è il mercurio, i simboli alchemici, che ognuno ha un suo significato. C'è la clessidra, il tempo che scorre, c'è il gallo, che ti sveglia. Sono simboli che si rifanno tutti alla tradizione esoterica, che però sono simboli. Io non sono molto un simbolista, per cui ne parlo poco. Però se mi piace, man mano andiamo avanti, possiamo approfondire. Un piccolo challenge. Sì, perché ho altre persone che se vanno a cercarsi neanche dove non ci sono. Incredibile quella macchia, proprio qui, proprio a quest'ora. Sì, infatti c'è anche. Magari può esserci anche, può anche starci dentro. Però per forza devi vedere quella macchia così, se no non trovi motivazione in quello che fai. Perché a volte è quello. Siccome tu sei lì, e ormai il suo libro l'hai comprato, te l'ha rifilato, hai detto guarda, c'è che fa come mio cognato, l'editore. Se ne frega. Adesso mi hai fatto venire in mente una cosa. Non c'entra niente, ma ti volevo chiedere, la macchia qua all'ora precisa mi ha fatto venire in mente una cosa. Può esserci una meccanica, cioè non una meccanica, però uno stratagemma della nostra coscienza che ancora non è sveglia, io parto da questo presupposto, la mia ancora non è sveglia, che nel sogno mi crea un determinato tipo di condizione che fino a ieri per me non valeva niente, ma che al momento in cui ho capito, facciamo finta la macchia, diventa la porta attraverso cui io riesco a entrare nel mondo di sogno in maniera lucida. Può esserci una meccanica di questo tipo? Certo, ma puoi crearla tu. Anzi, spesso uno riesce a fregarsi da solo in questo modo. Cioè, nel senso, riesce a ingannare le limitazioni che di solito abbiamo inventandosi un metodo. Anche proprio le visualizzazioni stesse, il colore, immaginare di galleggiare, somiglia allo stato astrale, quindi senza che te ne accorgi ti trovi in una condizione, una sensazione più simile a quella che realmente dovresti sperimentare. Quindi sì, ci sono trucchi, si possono immaginare. No, tu adesso stai parlando del come si chiamano, i test di realtà? No, anche nel momento in cui vai a dormire, che devi fare uno sdoppiamento cosciente, allora puoi fare delle visualizzazioni, immaginare proprio delle porte. C'era anche la pratica della spirale, una bella spirale, te la stampi col computer, poi fai una concentrazione, cammini, immagini di essere una persona che cammina lungo un viale e guardi punto per punto, l'occhio deve andare avanti con concentrazione punto per punto, e rilassato si fa tutto il viaggio, come se avesse un vialetto lungo da percorrere. Se lo fa tutto, di solito qua, andato un momento, la concentrazione, ah cavolo, sono cascato fuori, rientro, se riesci, dato momento un po' di allenamento, non è neanche difficile, bisogna rilassarsi, un'attenzione rilassata. Ti fai il tuo bel viaggio e arrivi al centro. Quando sei arrivato al centro sei anche un po' al centro di te. E qua puoi immaginarti un buco, una porta, e lì entri. Quando sei entrato, una delle maniere di proseguire l'esercizio è chiudere gli occhi, dopo 5 minuti, 10 minuti che fissi la spirale, spirale nera e bianca, no? Sul muro, quando chiudi gli occhi ce l'hai ancora negli occhi. Allora tu questo vortice lo posizioni qui e immagini appunto che la porta da cui sei entrato è la porta dell'infraciclo. Si esce da lì? Si esce o si entra? Dipende da come si può intendere. Perché sì, perché sempre lo sdoppiamento astrale è fuori o dentro di noi? Io non lo so. Si passa di lì. Diciamo che è la transizione, puoi usarla come varco, un varco tra la realtà. Cioè, fuori, sai, se tu dici vado alla casa del mio amico, io ero qui, torno a letto, sono uscito, sono andato là, questo mio amico è fuori. È fuori, è leggerissimo e velocissimo. Ma se tutto il mondo è dentro? Lo dici tu. Tu stai dicendo una cosa, io non sto dicendo l'altra.
Io sto dicendo che io non ne sono convinto. Tu vuoi affermare che è fuori? Ti faccio un esempio. Mi piacerebbe capire rispetto a cosa è fuori. Oggi mi è venuto in mente questa cosa sentendo questa musica, perché aveva un sacco di strumenti dentro questa musica molto speciale, molto vecchia. E ho pensato, ognuno di noi in realtà è come uno strumento in un'orchestra, in una musica molto bassa, e tutti cerchiamo di entrare in armonia. Attraverso le droghe noi arriviamo alla concezione che siamo tutti uniti, mentre nella realtà normale siamo convinti di essere separati per qualche ragione. E invece alcune droghe ci danno la possibilità di accedere e di realizzare che c'è anche quest'altra realtà. Sì, oppure andiamo in paranoia. Per esempio del San Pedro. E dipende da te. Vasca, dipende cioè, da te. Cioè, tipicamente si dice amplifica. Se tu vieni lì con le paranoie. Da piccola ero una bambina abbastanza depressa, mi svegliavo e a volte piangevo perché non avevo voglia neanche di lavarmi, però io in classe facevo ridere tutti. Cioè, dipende da cosa scegli tu. Io sapevo già cosa volevo scegliere da piccola, ed ero piccolissima, cioè. Eppure, cioè ognuno ha la sua massa dentro di sé, cioè, non è che perché io voglio fare la maestra di qualcuno, certo. Ma ti faccio vedere una realtà che è diversa. Ma è il dentro e il fuori dal principio del discorso che stavamo facendo. Il dentro e il fuori che è una cosa relativa. Però se per qualcuno è dentro, glielo vuoi togliere questa sua consapevolezza? Vogliamo dargli la nostra risposta? Ma perché farlo così complicato? Voglio dire, se devi uscire di casa non pensi di entrare dentro te stesso per forza, cioè, a meno che non hai l'abitudine di viaggiare estremamente. Cioè. Se tu sei una persona riservata, o che ha paura di tutto, che come gli inizia a parlare della strada, la prima cosa che fa, pentagrammi a tutte le parti per proteggerci. Circolo sopra, circolo in mezzo, circolo qui. Vuol dire che tu hai paura di uscire. Tu a questa persona digli che invece il viaggio lo fa dentro. Te lo fa subito. E allora cos'è lo meglio di te? Non lo so. Questa è l'unica risposta che riesco a darti. Non lo so cos'è meglio per lui. Beh, devi essere intuitivo. Sì, in qualche modo, entrare in relazione. La cosa, per esempio, che io stasera ho sbagliato... E che non ho girato la sinistra. Ti chiamo io quando finisco. Ma io non l'ho sentito neanche...